Ciao ragazzi, ben ritrovati. Real Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Siamo reduci da una pareggio e una vittoria, ma sembravamo almeno dall'ultima partita aver ritrovato il ritmo con un roboante 6-1. Vediamo il prossimo avversario, ci servono 4 vittorie in 7 partite. Eccolo qua, subito trovato questo avversario. Cerca molto breve, ci fa piacere. Ora che registro, ragazzi, è ancora molto presto, in realtà li vedrete abbastanza vicino questi video quando registro. Juventus, quarta divisione, quindi magari qualcuno che nella scorsa stagione è arrivato in seconda. Questo ci fa capire che dovrebbe essere un avversario di livello. Quindi dobbiamo fare attenzione, andiamo subito a controllo lo stato di forma dei nostri giocatori. Lukaku purtroppo non pervenuto, c'è Dzeko pronto, Skriniar in grande forma, anche Chala mi fa piacere, vediamo in panchina se qualcuno vuole rubarsi il posto. Mkhitaryan forse al posto di Barella, ma in realtà non me la sento, il mio capitano me lo tengo. E poi un Acerbi che sta meglio di De Vrij, ma non lo so, non lo so se ne vale la pena, onestamente. La differenza in centimetri è che Acerbi è molto più alto. Questa è una cosa da prendere in considerazione. Comportamento difensivo vince De Vrij. Un tatto fisico. Lascerò De Vrij per adesso, mi sa. Vediamo la sua formazione invece con Haaland, Mbappé, Chiesa, Neymar, De Bruyne, Casemiro e difesa quasi tutta leggendaria, Roberto Carlos, Beckenbauer, Pujol e Pavard a destra, con Oliver Kahn in porta, ovviamente con i punti eFootball. Bella formazione, bella formazione. Nulla da eccepire. Formazione di livello. Chi manca da questi, dai classici campioni? Ci manca solo Messi, mi sa. Solo Messi è l'unico che non abbiamo. E ci sta magari se il ragazzo è juventino che preferisca Cristiano Ronaldo, che però comunque non vedo, non vedo. Qui era un po', ragazzi, devo essere onesto, è un po' che non gioco con Dzeko, anche perché nel qualifiers, come avete potuto vedere dai video pubblicati sabato e domenica, praticamente lo stato di forma era sempre verde, quindi potevi giocare con la tua formazione, diciamo, titolare a prescindere, non c'erano problemi di forma ed è una cosa che ho gradito parecchio, no? Che non ci fosse la casualità di queste cose, della forma, diciamo, no? Nella competizione, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Capisco però invece che nel campionato ci sta che sia invece qualcosa di presente. Barella che va subito a rubare il pallone. Brutto questo passaggio però. Lui che aspetta, non so se ha modo di perdere tempo o cosa. Ah, Barella qui per un pelo non si fa trovare pronto. Bellissima questo inserimento di Barella. Dzeko, una testata violentissima. Perfetto il tocco delizioso di Barella ad alzare il pallone. E noi passiamo in vantaggio. Attenzione a Roberto Carlos che parte, ma dai, Dzeko, non ti arrendere. Alla fine se la sta giocando bene il nostro Dzeko, anche il passaggio. Ho provato. Ma che cosa ha preso Kahn? Mamma mia, ragazzi, 2-0, violentissimo. Qui ho fatto un errore, dovevo tirare prima. Qui avevo cambiato direzione perché lo sapevo che lui si aspettava che io andassi sul destro, per questo che sono andato sul sinistro. Ha funzionato, poi sottoporto ho sbagliato, ma la fortuna mi ha premiato. Decisamente premiato dalla fortuna in questo frangente. Ancora l'1-2 che funziona. Provo a lanciare Dzeko, che purtroppo non è Lukaku. E si vede in questo caso. Opportunità di ripartire. Errore qui, pallone sprecato. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento il contropiede. Bellissimo l'1-2 che lancia Lautaro. E qui stavo provando a infilarmi in mezzo a tutti. Sarebbe stato clamoroso riuscirci. Ancora Barella immenso. Dzeko col destro! Respinta! Respinta! Non è finita? Ciala col destro a giro! Ci ho provato, ragazzi. Ho visto uno spiraglio. Ci ho provato. Il suo difensore si è interposto
sulla traiettoria. E adesso tocca però alla tattica Dzeko. In realtà c'è Dzeko adesso, ragazzi, che però andrà a fare non la sponda, ma bensì il finalizzatore. Vediamo se funziona. E invece non, mi sa che non farà niente proprio. Forse bisogna prendere comunque Dzeko in questi casi. Skriniar non senza qualche difficoltà. Sonny che sta tornando indietro. Noi alziamo il pallone per essere sicuri. Dzeko che Dumfries con il cross dalla tre quarti, forse un po' pretenzioso in questo caso. Chissà che parte in velocità. Non era per lui, ma va bene uguale. Dzeko che non sbaglia sotto porta, l'avresti detto? Io no. Qui il passaggio che avevo fatto in profondità dove si è inserito Barella in realtà era per Dzeko. Però va bene comunque, alla fine abbiamo segnato, non ci possiamo lamentare. Questo passaggio è un po' troppo, troppo pretenzioso. Fallo, ma non ho capito però. Ah, su Dzeko, ok. Che lui è andato in scivolata con il passaggio, però non è che ha provato il tackle in realtà. Provo ad alzarla in qualche modo. Qui ho cercato la giocata di classe. E qui speravo invece che passasse al centro. Invece no. Ciala che sta seguendo benissimo. Troppo lenti in questo caso. Attenzione. Mamma mia, qui cattivissimo Mbappé che cerca di recuperare, ma ne usciamo bene noi così. E lanciato Dzeko in contropiede, attenzione. Per Lautaro. Perfetto anche il passaggio di Dzeko in questo caso. Lautaro che non sbaglia sotto porta. Contropiede, direi, maestoso. E lui a questo punto mi sa. Io non capisco questa storia dell'autogol. Abbandonate la partita, ragazzi. Cioè, nel senso, è inutile fare questa messa in scena. Non c'è bisogno di questo. Semplicemente abbandonate. Non capisco qual è il motivo del non abbandonare. Forse mi ha ascoltato. Direi di sì, direi che mi ha ascoltato. Però mi ha voluto regalare un paio di gol in più. Va bene così. Quindi partita che finisce lampo al 30esimo. E ci fa piacere. Direi che eravamo decisamente super propositivi. E io ho capito che la mia dimensione con questa Inter, con questa nuova formazione, è giocarla in offensivo. Quando metto offensivo, le ali mi seguono. Le ali che in realtà sono i terzini. Mi seguono i trequartisti si inseriscono, quindi mi sa che il segreto, il trucco è mettersi in offensivo qui. Quindi dobbiamo ricordarci. In realtà non so se c'è un modo di partire direttamente con offensivo. Magari se qualcuno di voi lo sa me lo può scrivere nei commenti. Io non, in realtà mi pare di aver cercato, ma non sono riuscito a trovare un modo per partire direttamente con offensivo. Perché io poi spesso mi dimentico, ovviamente, quando partiamo. Eccolo qua, verifica stato connessione. Andiamo a vedere chi è il nostro avversario. Prima, FC Amaca. Interessante come nome. Ma ho visto bene 35esimo nel mondo? Mamma mia, interista ci fa piacere. Ma mi sa che questa finisce male. Chissà come reagirà a vedere noi. Lui, tra l'altro, già in prima divisione vuol dire è fortissimo. Scalato in terza, è già risalito. Direi molto bravo. E noi per l'occasione abbiamo una squadra tutta in formissima. Guardate quel Lukaku come spicca. Anche Correa vuole giocare, ma no, c'ho Barella e Calhanoglu entrambi super bene. Andanovic, anche Onana, tutti benissimo. Mi fa ben sperare, forse mi vogliono dare le armi giuste per combattere questo campione. Che ha Messi, Kane in attacco, Eda Esa, quindi quattro praticamente terminali offensivi con Mbappé, Vinicius Junior sulla sinistra, Tchouaméni, Barella, scelta interessante,
Cafu leggendario, Tagliafico a sinistra, Cannes in porta, Van Dijk, come vi dicevo, questo è il ticket normale, forse arriva addirittura al 97, e Thiago Silva invece, scelta abbastanza intrigante, e speriamo sia una bella partita. Io direi di sì, secondo me ci finirà anche male, vi dico la verità, sarà una sconfitta in divisione 3 probabilmente questa. Vedo, io vorrei tanto vedere cosa pensa poi la gente quando, cioè gli avversari quando vedono che io prendo l'Inter e c'ho l'Inter proprio uguale, magari vedo anche l'allenatore Inzaghi lì, è proprio l'Inter questa, stessa formazione, stessi giocatori, e si parte. Io speravo mi fischiassero fallo qui, ma direi di no. Questa uscita con De Vrij la rimpiangerò. Mi conviene spazzare qui, è bravissimo, avete visto. Finta, rientra. Molto bravo. Cross, la scelta di non farlo speciale mi incuriosisce, ma... Bravo Lukaku, ma mamma mia, qui per un pelo. Invece è bravissimo qui Skriniar. No, qui si dimentica il pallone il nostro Lukaku. Che peccato, perché era riuscito a sfuggire in qualche modo. Dagliela, vai Lukaku scendi, sei solo. No ragazzi, no. Cos'è questo passaggio ragazzi, no. Questo deve essere un gol ragazzi, questo deve essere proprio gol. Non si fanno questi errori ragazzi, non si devono fare questi errori in partite contro avversari così forti. Noi ne usciamo benissimo, però io ho altro errore qui. Mamma mia ragazzi, qui io volevo darla a Barella, ma non ci sono riuscito. Io ci ho provato a darla a Barella, ma niente. Bravissimo ancora Brozio a recuperare il pallone. Dai Bare. Noi che riusciamo a prendere il pallone, dai Dumfries. Buona questa palla, mamma mia, per un pelo. Ah, volevo provare a scivolare, ma non ci sono riuscito. E qui... No, ragazzi, ma non ha senso questa cosa. Io dico sì, che è fortissimo, ma... Palo suo, ma cosa ha fatto con Mbappé, ragazzi? Dai, io ero in vantaggio con bastoni e mi ha letteralmente travolto. Io non so come abbia fatto, onestamente. A questo punto devo pensare semplicemente che quando ha palla Mbappé, io devo solo spazzare. Non c'è proprio niente da fare. Che brutto questo passaggio di Lukaku, onestamente. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Prova il tiro. Qui Mbappé implacabile, veramente implacabile. Sono uscito a... Io ho dovuto lasciare la fascia, forse scelta sbagliata, però ho paura che Mbappé anche col sinistro mi possa fare il tiro a giro, onestamente. Non è che mi senta sicuro. Se è subito debole, attenzione, un'ana però, si fa trovare pronto. Sto provando questa sciocchezza di cui mi pentirò. Invece, che brutto questo tacco, prevedibilissimo tra l'altro, ma... Corri Lukaku! No ragazzi, la palla che non passa. No! Dai Bare! Non ci credo perché si è fermato. Qui ancora. Mamma mia. E alla fine in qualche modo ne usciamo. Mamma mia, non c'è nessuno però a darci una mano. Ah, Dumfries non riesce a prenderla. Niente ragazzi, io ho fallito due occasioni clamorose. Anche quella con Lukaku alla fine, poco tempo fa. Si può annoverare tra le clamorose. Bravo bastoni qui a spazzare. Quanto ci vuole per passare sta palla non lo sappiamo. Barella però ci crede.
l'ho visto partire, lo provo a servire. Mamma mia, a un certo punto ha rimontato che è una cosa incredibile. Ah, riusciamo in qualche modo. Bravo. Dagliela, vai Ciala. Io a sto punto ci provo, almeno per tirare, lo sapevo che c'era lì la respinta. No, Dumfries, no, bravo, riesci a tenerla in campo. Bravo Barella. Metti un bel crossbar, metti un bel cross. Dimmi che è deviato almeno. Buona l'idea, l'esecuzione, forse meritava miglior sorte. Sì, era un cross teso di quelli che creano scompiglio Direi nella di sì, però. difesa. Sì. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Dai che sei pronto, Bastoni. Dai che sei pronto. Lukaku! No, ragazzi, la sbaglia sempre. È assurdo, la sbaglia sempre. Sfortunato qui. Non so da che dipende, onestamente, ma la sbaglia sempre. Matematicamente Bastoni arriva sul pallone, ma matematicamente si trova Lukaku e matematicamente si trova lì e sbaglia. Vediamo se può capitalizzare. Senza problemi, De Vrij. È Qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento troppo lungo questo passaggio. Questo è un passaggio quantomeno Quantomeno discutibile. discutibile, sì. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. La gioca a sinistra. Sceglie di andare per vie No. verticali. Mamma mia, ragazzi, qui devo spazzare perché lì avevo fatto una bella cosa, ma mi stava venendo malissima. Mamma mia, qui ancora lui. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Non fallire, De Vrij. Prova a spazzare, non è andata bene per lui. Finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo, il Qui Liverpool. quella palla intercettata da Dumfries. Ovviamente avevo capito che andava lì. Mi si stava rivoltando contro quella palla intercettata. Vista che stava diventando una carambola in aria che poteva portarmi più problemi che altro. Qui Lukaku contro tutti. Ci sta provando. Ci ha provato. Bravo, vedilo. Vai Bare, non sbagliare. Non mi sbagliare il cross. Mamma, per come se l'ha allungato ormai era prevedibile, mi sa. Con il pallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. C'è un compagno largo, pronto a Dai, ricevere. Gosens, non ci credo. Errore qui, pallone sprecato. Lui che scivola. Palla interessante, in verticale. Mamma mia, la botta di Calhanoglu qui totalmente fortuito perché io con Lautaro lì stavo per caricare, ma Si può Lukaku gli ha chiudere tranquillo il letteralmente dato portiere. fastidio. Bel fallo. Che peccato, secondo me io con Lautaro riuscivo a segnare lì, eh. Ci Ha sarà tirato lo stesso poi il Cala, ma secondo me non era la stessa cosa perché sostituto della Lautaro aveva panchina. la palla allungata, quindi avrei potuto fare di meglio. Attenzione qui, perché lui l'ha rischiata facendo uscire il portiere, perché poi se fai uscire il portiere e non la prendi, Assolutamente finisce male. Dimmi che sono rientrato? No. è posizione irregolare però. Per un pelo. Spazza via senza fronzoli. E scelta un po' stupida la mia in realtà. Potevo semplicemente fare il passaggio indietro al portiere, ma va bene, alla fine ce la siamo cavata. L'Inter tiene gli attaccanti molto alti, Bello continua a questo 1-2. rimontare E in lancia difesa. Dumfries sulla destra. È Preferire prendere chiuso però. posizione. Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Fine la palla Vuole nostra che gli comunque. attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in No, difesa. cos'è questo? Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Paolo Dybala dimostra di saper fare anche il difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare. Mbappé! E Mamma l'Inter mia, che ha preso Nana. il portiere Qui ho mancino. sbagliato tantissimo con quella Sicuramente scivolata qui, ha ragazzi. recuperato. Proprio brutta scelta. Alla fine ci è andata bene, direi. Per i rivali di oggi. Fa del suo meglio per cerca il tiro. Mamma mia, Barella con ancora il Onana che pallone sta per fermare la prendendo. partita. Una bella parata che Tiro a risolve giro di subito la Barella partita. col sinistro. L'unica cosa che gli puoi rimproverare. Ma secondo me, non gli, è, che si, gli si può dire chissà che. Ci mette una pezza.
E qui non ho voluto farlo direttamente con le profondità, non me la sentivo. Mamma mia, Lautaro non sbaglia qui, un po' di fortuna, tanta fortuna che riusciamo ad andarcene in avanti lui con solo due difensori indietro e... Dumfries che va a vuoto, ma l'aveva, ci aveva visto giusto qui. Mamma mia, bastoni lì sul pezzo. Bravo Brozzo. No, non sbagliare questo passaggio. Meno male che è uscita. Era un po' più tranquillo. Si vedeva che era uscita. Nel senso, alla fine Lautaro è quello, quindi conosco bene i miei polli a questo punto. Allora, Çalhanoğlu è morto. C'è Correa in super forma. Lo mettiamo. Fra un po' anche Mkhitaryan faremo entrare. Dumfries, anche lui è stanco, eh. Io mi sa che Darmian lo anticipo. Non so se mettere anche già a questo punto Mkhitaryan, direi di sì, lo metto adesso e faccio Mkhitaryan a sinistra, semplicemente perché Mkhitaryan ha un valore più elevato in tiro a giro. E ripartiamo. Non era per lui, ma direi che alla fine ce la caviamo male. Bravo Darmian che tiene anche il pallone in campo. Dai Darmian, metti un bel cross. Mamma mia come ha fatto a proteggere il pallone lui qui. Mamma mia ragazzi, dura, veramente dura. Riusciamo a scapparcene in qualche modo. Si infila Correa. Riesce a servire per Lautaro. Palla deliziosa, deliziosa di Lautaro per Lukaku. Qui abbiamo gestito benissimo questo contropiede ragazzi. Di meglio non si poteva fare. Dai! Oh! Fuori gioco, ma direi che Skriniar aveva comunque fatto bene il suo lavoro. Lui ha 4 punti adesso, proprio stabili. Dai Correa, che sei pure in freccia verde, non mi puoi sbagliare queste cose. Ah, lui che ha avuto anche il coraggio di girarsi lì, direi che... Qui ancora lanciamo... Perché ha fatto questo passaggio così lungo? Perché così lungo, ragazzi? Che bisogno c'era di farlo così lungo? E lì... Peccato, questa è un'altra occasione veramente sprecata. Fuori gioco? Come non fuori gioco? Lautaro 3-0, ma io non ho capito cosa... Cioè, il suo difensore dov'era? Secondo me lui è in attacco totale adesso. E noi la chiudiamo. Sì, lui è in attacco totale, ecco perché non c'è il suo difensore. Sembrava strano. Bellissimo, ancora questo 1-2 che lancia il nostro Darmian. Ho tirato, ma ci ho ripensato dopo che dovevo passarla. Qui, con... se avessi fatto il passaggio, sarebbe andata, secondo me... molto meglio. Bravissimo qui. E qui bello il tacco per Lukaku col sinistro. Mamma mia, se l'è vista bruttissima qui. Finisce 3-0 contro FC Amaka. E niente ragazzi, direi nettamente superiori.
Ci fa piacere una vittoria contro uno di prima. Devo andare a leggere. Secondo me è strano che fosse così alto. Non sono così forte. Vediamo un po'. Andiamo a controllare lui effettivamente di che divisione era. Cioè, nel senso di che livello. Ah no, la più alta era 100. Io ho visto un 3. Non ricordo dove l'ho visto. Allora, attuale è 528. Forse perché adesso ha perso i punti. Forse era 300, molto probabilmente. Però direi comunque. Sicuramente un valido avversario. Noi però l'abbiamo vinta, ragazzi. Io. Siamo quindi a per la promozione, ci mancano due vittorie su cinque partite. Io direi che forse possiamo farne anche un'altra, ne facciamo l'ultima. Visto che la prima è stata lampo, se così si può dire, andiamo a cercare il nostro terzo avversario per questa puntata. Eccolo qua, ho trovato abbastanza velocemente. Ponte a Greve, terza divisione, quindi anche lui uno che scalato da poco. Ponte a Greve, io è un nome che ricordo, secondo me ci ho giocato, sapete? Secondo me ci ho giocato e secondo me ci ho perso pure. Allora. Boh, direi ottima, Lautaro super forma, abbiamo Di Marco e Darmian in forma, ma Gosens e Dumfries vogliono i loro posti, io Calhanoglu me lo tengo, anche Onana mi tengo, direi che va bene così, vediamo la sua formazione. Messi Osimhen, io veramente sono un estimatore di Osimhen, soprattutto in questo gioco, ma anche in realtà. Pedri, Odegaard, Gavi, Thiago, secondo me Thiago ottimo acquisto, questa versione potenziata che c'è stata per il derby secondo me era da prendere. Thiago Silva ancora una volta, Ibañez, Alex Grimaldo, Trippier. Mancano diciamo tutti i campioni classici, ma direi che formazioni di tutto rispetto. Potremmo dire però in realtà equiparabile alla nostra, alla fine, comparabile alla nostra Inter. Gasperini, quindi contropiede veloce per lui. Io devo ricordarmi subito, ora che cominciamo, di mettere offensiva. E si parte. Subito per Lukaku. Bravo, qui l'anticipo. Ciò, ragazzi, ero troppo tentato. Forse qui la scelta migliore sarebbe stata allungarsela e fare il tiro caricato speciale. Perché secondo me quello ci arrivavamo lo stesso. Però ha vinto il voler fare il tiro a giro. Si gira bene lui con Pedri. Varela che lo capisce prima però. Bello l'appoggio di Barella per. La mette per Lukaku! Mamma mia, Thiago, che intervento ha fatto. Barella col sinistro. Fallaccio però. È scivolato, mi ha preso. Fuori area, giallo. Spero solo che Barella stia bene però. Mamma mia, ragazzi, il palo. Mamma mia. Lautaro che combatte come un leone. La parata di Pickford. Io non mi tengo il calcio d'angolo. Brutta scelta, forse. Non ci credo, ragazzi. Qui abbiamo creato veramente una bella azione. Gli è andata benissimo in difesa. Ecco, bastoni per la tattica Dzeko. Forse è troppo distante, direi. La palla passa? No, perché non ha tirato il nostro Brozo? Peccato. E qui mi serve che recuperate, ragazzi. Lui che prova il via centrali, io non la rischio, vado direttamente da Onana e mi tolgo il problema. Una palla a terra, lo sapete, partiamo sempre così. E qui è chiuso però, non si era fatto vedere Gosens, non sapevo a chi darla. Si fa vedere invece Dumfries.
No! Qui lo sapevo. Ah, fallo però. E gli è andata bene, niente giallo. Lui scivola molto. In realtà lo faccio anch'io, però mai quando... Cioè, nel senso, non mai. Principalmente io scivolo nel vuoto per cercare di intercettare i passaggi. Per questa Guardate che si viene a volta prendere il libero di pallone. grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Çalhanoğlu sceglie di andare sulla sinistra per Palla che Çalhanoğlu. passa, ma per Tenta di dire, andare a passa spazio. troppo. Non è stato Troppo veloce, certamente direi. l'ideale. Non ho capito chi ha preso la palla alla fine, però è mia. E sbaglio il passaggio. Bravo, Çalha che recupera. Buona Riconquista subito la sfera. questa. Çalha Çalhanoğlu e col palla sinistro senza che azione. calcia fortissimo. Messi, opportunità di ripartire. Ci mette il piede, conquista la Vrai di palla. forza. È Sì, brutta qui. il pallone Ho sprecato. aspettato quell'attimo che mi ha fregato. Thiago, di nuovo al centro. Messi vede lo scatto e cerca la Qui profondità. Dumfries che ha letteralmente travolto l'avversario. L'arbitro non fischia, per noi sta bene. Lautaro Martinez. Çalhanoğlu. Avviene dribbling. Ha Gossens. tutto il tempo per un bel cross. Mette la testa. No, ragazzi, però Lukaku non può sbagliarmela questa. Questo Buono non lo vedo. Una palla il sprecata lavoro di che Çalha potrebbe ad andarsene. sorprendere qualsiasi difesa. Stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Che peccato, ragazzi. Veramente che peccato. In qualche modo. Si Provato a impone con passarla decisione qui Lautaro ancora. Lui, Martinez. un po' di fortuna, riesce ad andare via, ma la palla è sempre nostra. Barella. Lukaku ha la possibilità di Lautaro E Martinez. Lautaro che indovina il tiro a giro, ve l'ho detto che ci stavo provando di più ultimamente. Una bellezza, una parabola meravigliosa. Ed è Un tiro 1-0. pazzesco. Ha calciato E bene. dicevo, questa del tiro a giro per me è un'ottima soluzione, per il semplice fatto che io sotto porta sbaglio tantissimo, quindi mi sa che tirare a Cambia il giro risultato 1-0. Si sono impegnati Lautaro mi va Martinez. benissimo tirare a giro, ragazzi, come dicevo, e sono due, ci prendo gusto. Sono due veramente da KO. Un tiro pazzesco. Ha preso un giro folle e si è insaccato. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo Senza che me vede direttamente Lautaro Lautaro, passa proprio che non questo. riesce Grandissima però. azione. Avevo recuperato il pallone, poi brutto 1-0 dunque. movimento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno Bravo di Gosens, limitare il tiro di Lautaro Brozovic. Martinez. Ah, alla fine la palla era buona, stavo dicendo brutta palla di Lukaku, ma invece era buona, non mi Avversario. sono fidato. Marcatura asfissiante su calci di punizione. Fallaccio ancora, rosso direttamente per Odegaard, direi che questa partita è già Accelera il finita. pallino. È rosso diretto. La doccia lo aspetta. E sicuramente anche Uomo l'arancione in del meno. mister. E ora È già dovrà sotto tenere questo 2-0. per la gara 10. Vediamo se può capitalizzare. Sarebbe buona occasione per Brozo l'avversario. qui molto fortunato nel rimpallo. Volevo in realtà tirare di prima, non ci sono riuscito. Il rimpallo mi è andato bene, 3-0. Direi che qui c'è C'è solo una solo cosa da da fare. E il nostro avversario mi sa che l'ha capita. che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Abbandonata ragazzi, quindi siamo a una sola partita dalla promozione. E a questo punto direi io quasi quasi di farvela vedere tutta insieme per il semplice fatto che direi che ce la possiamo fare. Proviamo a vedere se questa sarà direttamente anche la partita della promozione. Ho trovato anche subito l'avversario, direi che stiamo volando con tante buone prestazioni. Peccato per piccolo Neo contro quella Juventus 1-1 qui e FIFA Football 2000, 2003. Terza divisione, anche lui sarà scaduto dalla prima, immagino. FIFA Football. Si è confuso con i giochi, direi. Allora, vedo Signore già la sua Assessore, classica. buonasera. Qui stavolta. Quindi stavolta né Lukaku né Dzeko. Si va di Correa come punta. Andanovic in super forma se lo merita? Non lo so. Non lo so, non lo so.
Teoricamente dovrebbe essere meglio di parecchio, tra l'altro, il nostro Handanovic. E mettiamolo. Acerbi, Di Marco, Gosens, tutto bene così. Vediamo lui, alla fine che ha cambiato. Kvaratskhelia sulla sinistra, interessante. Messi, Mbappé, big time. Pedri, Rodri, Zaccaria, Vardiol, Van Dijk, Tomori e Robertson. Bella difesa, direi molto solida. E poi ovviamente tutto top. Interessante anche la scelta di Kvaratskhelia. Devo essere onesto. Mi intriga, mi intriga. E quindi siamo a meno 3 dalla promozione in seconda, che mai è avvenuta così velocemente, devo dire. Se dovesse verificarsi ovviamente oggi, ma ci stiamo tirando i piedi, direi. Abbiamo fatto la partita in più per concludere, mi sa che ci stiamo tirando i piedi a questo punto. L'allenatore si è fatto sentire in tutti i modi in questi giorni, predicando calma, incoraggiando i suoi a pensare in grande, rientrare in campo decisi per chiudere la pratica quanto prima. Hanno meritato di arrivare fin qui. Ora dovranno meritare di Bravo, arrivare qui a quella Skriniar a porta, recuperare. oltre la quale Scende il arriveranno nostro alla categoria Lautaro che successiva. va da Correa, addirittura che si infila. Correa. Fuori dalla cattedrale Correa implacabile quasi. dei vigili giallo e blu. Entrare in questo stadio fa tremare le gambe. La palla Brozo non ci arriva per un pelo. La partita è già cominciata. E hanno un bisogno disperato di un risultato positivo oggi. Mamma mia, ha tirato col sinistro, non so perché da lì, ma ha fatto una bella azione. Io peccato, io forse con Correa lì dovevo passare la palla a Lautaro. È che a un certo punto quando ha vinto la, diciamo quando è riuscito a infilarsi all'inizio, ci ho creduto che poteva essere diretta, che poteva andare direttamente in porta. Bellissimo questo passaggio lungo, che funziona con Correa che fa da. Qui ho esagerato e poi ho rubato praticamente un calcio di punizione, cioè me l'ha regalato, non ho. Mi dissocio da questo calcio di punizione, non ha senso questo calcio di punizione. Cross che purtroppo finisce anche in rimessa laterale, peccato. Ciala per Brozo. Ci prova col destro, brutto brutto brutto. Pensavo avrebbe tirato un po' meglio, nel senso non mi aspettavo segnasse, ma mi aspettavo una respinta al centro per cercare di rubare la respinta o quantomeno un calcio d'angolo. Mi sbagliavo. Siamo questi brutti, infatti mi stavo pentendo di non aver spazzato, poi Brozo, brutto. Bravo, poi Brozo a recuperare, ma la palla mi sa che non ci arriva Ciala, no. È nostra, ok, alla fine direi buona scelta di De Vrij. Si fa vedere Gosens. E non si fa vedere Lautaro invece. Con possesso palla dovrebbero capire che si devono avvicinare e non allontanare, ma vabbè. Bello questo esterno invece per Gosens. Provo a crossare, questo è calcio d'angolo, direi, vero? Forse era meglio darla a Ciala vicino, però vabbè, tant'è, ormai è fatto. E qui in questo caso dov'è Bastoni? Eccolo, dicevo, dov'è Bastoni? Qui ci serve senza Dzeko e senza Lukaku. Ecco perché ho fatto questa scelta di mettere Bastoni avanti. Dai, Bastoni, fatti vedere. Bello! Mamma mia, ragazzi, qui. Che parata di Donnarumma. Se l'è vista bruttissima. La tattica Dzeko che ho visto in realtà durante il qualifiers. In molti mi stanno copiando. Fallo ancora perché qui ho fatto la finta. Anche se mi sta regalando un po' troppi calci di punizione, se devo essere onesto. L'arbitro è dalla mia parte a questo giro. No, peccato, non riusciamo purtroppo. Ancora non riusciamo a metterci sul. Bastoni.
Alziamo per farla arrivare a. Vede lo scarto e cerca la profondità. Trova il compagno in ottima posizione. Prova a tirare. No, non ci credo, ragazzi. Come ha fatto? Come ha fatto a sbagliare? Ho capito che non è il tuo piede, però sei a battere un rigore. Nel senso, sei nell'area piccola qua. No, nell'area piccola no. Sei sul puntino del rigore. Sei verde scuro. Poi ricordo perché odio Correa. Tu Abruzzo. Ah, che peccato, Bari. Questo, questa la potevi fare meglio. Brutto errore anche di Ciala. Ok, riesce a toccarla quanto serve, poi siamo stati prevedibili qui. Sì, Fabio, esattamente. Giocano più stretti, provano a servire sempre l'uomo libero e mantengono il possesso con una fitta rete di passaggi. Non si fanno neanche problemi a darle indietro, Ah, che servono peccato, volevo. soprattutto a far Cercavo muovere Gosens, ovviamente, Insigne visto per che l'avevo fatto rompere gli partire io. spazi giusti. Messi. Bastoni. Dumfries. Barella. Çalhanoğlu. E passa. Passa sta palla. Visto che Ha ho provato a premuto il colpire con la sua tasto. iniziativa, però non ha dato i frutti sperati. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno. Mamma mia, brutto, 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 questo Sceglie di andare è per il lungo pallone. pericolosissimo. Ce Giocano la ancora. scampiamo. Correa addirittura. Correa. Sembra abbia tutto il tempo di fare quello che vuole. Non era per lui, ovviamente. Era per Lautaro. Ah, palla che non riusciamo a anticipare per un niente. Si propone in mezzo. Mbappé. Mbappé è partito. L'appoggia sulla fascia. Pedri. Lo capiamo prima. Riesce proprio a Mamma divincolarsi mia, che dell'azione brutto errore qui offensiva. ancora una volta. Che Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco salta cosa ha preso Andanovic? Non lo sappiamo. Andanovic. Non Non ce si la fa fissa Bastoni. la palla. Peccato, bellissima parata di Andanovic. Ma ancora noi, che erroraccio, ragazzi. Facciamo fatica a ripartire. Non possiamo neanche appoggiarci con le palle alte, ma dobbiamo farlo per forza perché purtroppo non avendo né Giacomo né Luca. Attenzione. Mamma mia. Mamma mia, che brutta situazione qui. Provo a servire direttamente Dumfries sulla corsa che parte in velocità. No, peccato, qui ero già pronto con l'1-2. Finisce 0-0 il primo tempo. Noi abbiamo avuto l'occasione clamorosa con Correa che non è riuscito a farsi valere. Ha messo fuori. Ed è veramente un peccato. Non ho capito lì come abbia controllato quella palla. Ma di fatto che è ancora nostra qui. Mamma mia, ragazzi, ancora lui con. Si ricomincia. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella Bella ripresa. questa palla invece per Ciala che ha tutto il tempo. E a quanto pare non aveva tutto il tempo, mi sa. Lì rischia un po', ma alla fine si prende la rimessa laterale senza troppi problemi. Bella Pedri, prova a giocarla in profondità. Grandissima lettura da Niente, parte di non va. Simeone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. No, ancora una volta. Pedri. Van Dijk che le prende tutte. Messi riceve la palla. Pedri. Vediamo se può capitalizzare. Prova a farmi il tunnel, mi sa. Che cara, Sfella che si riprende il pallone di prepotenza, ma Barella dice no. E qui ancora Barella. Implacabile, Ancora loro. Messi. ma c'è un altro. Ancora Rodri. È sempre lui, mi sa, che anticipa. Non è. Vince il duello, la fa sua. Non ha avuto fortuna No, nella dovevi fase prenderla questa. promozionale, un bel tentativo. Per quanto ci provino, i difensori fanno una gran fatica a fermare questo Il gioco di fallo, ma. palla. Giallo? Sì, Fallo vabbè, ci sul può stare, nel Barella. senso. Sembra che
Ero sicuro che si sarebbe girato di là. Sono andato ad anticipare il movimento, però con la scivolata mi sa che Skriniar è andato direttamente sull'uomo. Niente, questo Correa, come sempre, rappresenta un problema. Che fa un cambio. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Numero 8. L'allenatore vuole maggiore creatività sulla tre quarti per velocizzare la manovra e creare più pericoli negli ultimi 30 metri. Bellissimo questo anticipo. Che brutto questo passaggio di Correa, ragazzi. Correa veramente per me inguardabile fino ad ora. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo Ancora, alla ragazzi, super mega ripresa. lento. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Rubare palloni così non è mai un Non siamo riusciti a caso. farla passare. Va per Mamma mia, lo sapevo Pirlo, prima di lui, però qui adesso ci sono le praterie. supera il diretto avversario. Intervento Noi evitiamo molto problemi, la pericoloso. spazziamo. La butta via, non trova altre opzioni. Bravo. Rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a Invece rimediare. Brozovic Intervento a mettersi sulla linea di molto passaggio. laterale. Buono l'1-2 che libera Gosens, che può andare sulla Pirlo sinistra. aveva Vai, chiesto di Gosens. farlo, ma ce l'ha fatta. No, no, ragazzi, no. Lautaro qui ha avuto tutto il tempo. Un po' addormentata la sua difesa, ma. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Qui c'ha la quasi, ovviamente, stanchissimo. Come stava, però? No, c'è Mkhitaryan che può giocare. Cosa mi sa che me lo tengo fino alla fine, onestamente. Sì, lo tengo ancora un po', ragazzi. È comunque verde scuro. Devo provare a infilare qualche tiro a giro in qualche azione. Penso che è l'unico modo che per segnare con quel Correa in questo stato. Due sostituzioni, rapida successione. Numero 7. E lui a cercare Haaland, giustamente appena entrato. La palla che però finisce a noi. Notevole forza fisica e recuperatore. Mamma mia, Correa, veramente ti odio. Bari, guardalo, guardalo. Pallone No, profondo. come ha fatto a non stopparla? Non ci credo. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Mamma mia, che erroraccio che ho fatto, ragazzi. Palla Col indietro. controllo non dovevo allungarmela. Dovevo rientrare e calciare a giro. Soltanto uno battuto dagli avversari. Non sbagliare, Bastoni, non sbagliare. Questa è la tua occasione. Invece ha sbagliato, si sì, è sbagliato. Grandissima. Palla direttamente spazzata. La scaglia il più lontano possibile. De Vrij. Brozovic. Vede Bellissima. Pirlo, cerca la profondità. Sbaglia Mamma mia, ragazzi, sbaglia più o meno, direi. intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Errore qui, pallone sprecato. Mamma mia, ragazzi, Prova con qui forza confusione Pirlo. totale. Niente, lui comunque riesce in qualche modo. Hanno girato la manopola dell'intensità. Dai, Si Bare. vede, Fabio. È gratificante assistere a un match con e il portiere dice di no. Non ho Sì, parole, ragazzi. sono La perdiamo. d'accordo. Ma ci stava con tutti i rifatti sotto porta. Ci sta che la perdiamo così. Sarebbe un episodio decisivo. No sense, veramente. No sense perderla così. Pirlo è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Qui, vabbè, direi che è finita Il Boca Juniors sblocca il risultato. senza possibilità di Grazie. appello. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Riesce a non farsi ingolosire dal Se. passo e la butta Vabbè, via. ragazzi, qui è veramente finita a questo punto. Haaland. Opportunità di ripartire. Allunga il piede verso il pallone. Niente, arriva su tutti i passaggi senza neanche controllare i giocatori. Questo è Prende ovviamente il palla sul problema. avversario con un bell'anticipo. Calhanoglu.
c'è Messi? Vabbè. Che peccato, ragazzi. Fallita la promozione veramente all'ultimo. È proprio un peccato. Veramente un peccato. Vabbè, in realtà io qui posso sostituire chi volete, ma non ha veramente molto senso. Lui che non crea niente e poi riesce alla fine. A trovare il gol del vantaggio. Un peccato, ragazzi. Veramente un peccato. Io alla fine ho messo il nostro. Stanno temporeggiando troppo. Se va a realizzare il cambio. Correa. Lautaro Martinez. Mkhitaryan. No. Ma cos'era questo passaggio all'indietro? Finisce così. 1-0. Possesso palla ovviamente nostro. Ragazzi, quanti erroracci. Purtroppo, se non si mette la palla dentro, finisce sempre male. Ragazzi, quindi niente, sarà per la prossima volta a mostrarvi la promozione. Spero, abbiamo una possibilità. Abbiamo da fare 3 punti in 9 partite. 3 punti su 9, cioè una vittoria in 3 partite, dovrebbe essere alla portata, ma mai dire mai. Io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.